Eccoci, eccoci, notte europea, notte di grande emozione. Il Napoli torna ad ascoltare quella musichetta che tanto piace ai tifosi del Napoli e il Napoli vince. Quindi questa è la prima notizia di serata, la prima ottima notizia di questa serata che andremo chiaramente poi a sviscerare. Però ecco, partiamo da questo, partiamo dal fatto che il Napoli ha vinto, quindi gioiamo per questo. Poi entreremo nello specifico della gara che si era evoluta bene perché il Napoli aveva giocato ancora una volta un gran primo tempo, però sta diventando una cattiva abitudine. Dopo un buon tempo arriva un cattivo tempo. Era accaduto con la Lazio nel primo tempo bene, secondo male, a Genova primo tempo male, secondo bene, stasera di nuovo primo tempo bene, secondo male. Ne parleremo con voi, con tutti i modi con cui potete interagire e con i nostri ospiti. La squadra di 16 Napoli resta la stessa anche nello speciale Champions, quindi con me c'è Angelo Forgione. Buonasera a tutti, buonasera Arturo. Maurizio Zaccone. Buonasera a te Arturo e a tutti gli amici da casa. E Eugenia Saporito. Ciao Eugenia. Buonasera a voi e buonasera a tutti da casa. Oggi Eugenia secondo me avrà un ruolo fondamentale perché su Twitter sto leggendo delle cose assurde. Anche... Però voglio ricordare il numero di WhatsApp che è il 342-8725-223. Inviateci tutti i messaggi che volete. Ovviamente salvate questo numero in rubrica e in modo tale che ci possiamo scambiare delle opinioni e se avete da fare delle domande noi siamo qui a disposizione. Sì, le domande sono tante, quelle che poi faranno anche a Rudy Garcia nell'intervista post gara. Partiamo da alcuni elementi di analisi. Un Napoli che è partito molto bene, ha creato tantissime occasioni nel primo tempo con un Osimhen veramente scatenato, di testa è andato vicino al gol in due occasioni, un pallone che era praticamente entrato di pochissimi millimetri, centimetri, non ha superato la linea di gol, ha avuto anche un'occasione clamorosa all'inizio che lì poteva far sicuramente meglio, però un Napoli che nel primo tempo ha prodotto molto ma non ha mai dato quella sensazione di grande stabilità difensiva, perché poi quando il Braga andava ad attaccare andava in sofferenza. Ricordiamo un episodio chiave forse della serata, l'infortunio di Rachmani che toglie un po' di certezza al Napoli, entra Østergaard e proprio di Østergaard parleremo perché il gol segnalato dal Braga arriva da una sciocchezza veramente imperdonabile di Østergaard che perde un pallone sanguinoso provando ad uscire palla al piede, lui difensore centrale e lasciando poi scoperta la zona di competenza. Partiamo però dalle note positive perché ci serve essere un po' positivi stasera. Cosa salvi Maurizio? Anzi io gli devo chiedere scusa, non ho ancora fatto il suo nome del migliore in campo della serata, capitano di Lorenzo Mostruoso. E poi Maurizio? Vicino al capitano di Lorenzo ci mette Politano, senza dubbio. Osimhen anche, perché comunque l'ho visto carico. Elementi positivi: il Napoli rispetto alle ultime due partite sicuramente è una squadra più viva, più reattiva, ha creato tantissimo questa sera, quindi, e soprattutto portiamo a casa i tre punti, quindi riteniamola una serata positiva con dei buoni segnali, però chiaramente dobbiamo vedere il quadro a 360 gradi e quindi per me se nel primo tempo abbiamo fatto questa partita importante dobbiamo anche pensare che l'avversario non era di lignaggio alto, era una squadra media del campionato portoghese che comunque ha tirato 14 volte in porta e ha preso un legno, diceva Garcia che tirano poco gli avversari, stasera non è proprio stato così. La difesa presenta delle incertezze e l'idea che Juan Jesus e Østergaard debbano reggere il reparto difensivo francamente un po' preoccupa. Sì, queste incertezze per me sono state palesi sotto gli occhi di tutti, però ripeto, il lato positivo è che il Napoli ha creato tantissimo, ci sono dei valori nel Napoli, sono dei valori assoluti che non possono essere cancellati per un periodo sbagliato, per una preparazione magari non ottimale, quindi su questo bisogna avere fiducia, però chiaramente la fiducia arriva anche quando vedi un gioco spumeggiante, concreto, lineare che ti dà l'idea che è cambiato qualcosa, che c'è stata un'inversione di tendenza. Non siamo pronti, però stasera noi dovevamo prendere tre punti preziosi.
ci ha aiutato il difensore della squadra avversaria. Se Østergaard ha commesso un errore imperdonabile, il difensore, che non ricordo il nome, del Braga, l'ha commesso ancora più imperdonabile, perché dobbiamo anche a lui questi tre punti. Quindi dai, ce li prendiamo, ce li prendiamo con tutto il cuore e tutto il piacere. A casa, Angelo, parlavamo di difesa. Stasera, a un certo punto, dopo l'uscita di Rachmani, ci sono in campo Di Lorenzo, che è chiaramente un riferimento assoluto, etico e tattico, direi io. Poi c'erano Østergaard, Oanguesus e Oliveira. Della difesa titolare dello scorso anno, praticamente rimaneva solo Di Lorenzo. Questo vorrà dire qualcosa. E tra l'altro, non a caso, Di Lorenzo è l'unica certezza, ma in senso assoluto, di questo Napoli. Quindi di contro c'è... Però abbiamo visto Nathan, Angelo. Abbiamo finalmente visto Nathan, almeno ha assaggiato il campo, e mi pare già un passo avanti rispetto a tutto questo tantam mediatico che si è fatto negli ultimi tempi rispetto a questo calciatore. Poi sicuramente più avanti a Bologna avrà più minutaggio. Non si può uscire in quella maniera lì. Quello che ha fatto Østergaard stasera è veramente da schiaffi, diciamolo chiaramente. Insomma, un centrale che esce in quella maniera là, con la difesa che in qualche modo chiede sicurezza, e invece tu porti palla, la perdi e sguarnisci completamente la fase difensiva. Francamente sono quei particolari che fanno la differenza. Stasera il Napoli non mi è sembrato molto come dire migliore rispetto al passato, cioè tutti questi miglioramenti non ci sono stati, nel senso che comunque qualcosa di buono, lo ripeto, l'abbiamo visto con la Lazio, l'abbiamo visto con il Genoa, ancora questa corrente alternata, cioè fai il primo tempo è quello che preoccupa, in una maniera composta, ordinata, cerchi il gol. Poi abbiamo visto l'allenatore Garcia sbuffare, nel senso tirare il fiato più che altro, perché è evidente che questa squadra non è più cinica, quindi hai cercato il gol, l'hai trovato, e qui c'entra anche il calo di percentuale di Osimhen, quella palla davanti al portiere difficilmente la sbaglia il vero Osimhen, quindi c'è anche una mancanza di lucidità da parte dei migliori elementi di questa rosa. Vero, e poi nel secondo tempo sono figurati. Devo bloccare, perché noi andiamo proprio a Braga, dove Gaetano Imparato ha visto la gara e ci potrà dare un'indicazione ancora più fedele, no, di quella che è la sensazione avuta sul campo di questo campo. Buonasera Gaetano, ci senti? Ciao ragazzi, ciao, buonasera a tutti. Ciao Gaetano, che Napoli hai visto allora? Tu che l'hai visto live? Guarda, io sono molto deluso, perché ci sappiamo di questa serata solo il risultato, e al di là dei cambi, delle cose, ci sono delle novità da parte del tecnico che sono state varate, che secondo me, insomma, ritengo sia il meno colpevole di questa situazione attuale. Però ci sono delle individualità che fanno paura, che sono in difficoltà. Avrete sicuramente detto che ha abbozzato all'inizio un 4-4-2 nella fase difensiva Garcia, che poi nella fase finale si è messo 3-5-2 col debutto di Nathan, che ha modificato un po' di cose, alcuni cambi sono stati efficaci, forse un po' meno, ma la cosa che mi ha colpito molto, ci sono dei giocatori che non sono in condizione. Uno su tutti è stato sfortunatissimo, Osimhen, con il palo, la traversa presa e via discorrendo, però sostanzialmente, singolarmente, non sta bene, non riesce a stoppare i palloni, è confusionario, fa un gran caos, non è in una situazione che abbiamo conosciuto. E poi altre individualità come Anguissa, come Oliveira, hanno difficoltà. Sostanzialmente Anguillera non ha vinto un solo duello, ha messo in difficoltà, ha sbilanciato la squadra, e quindi anche in mezzo Østergaard non è che abbia abilitato la fase finale, siamo andati alle corde. Obiettivamente dobbiamo dire che se non era per la carabola fortunata saremmo a parlare di un altro risultato. Gaetano, se avessi Garcia davanti adesso, che domanda gli faresti? La prima domanda che faresti a Garcia questa sera? Le domande che farei adesso, guarda, sostanzialmente le domande che farei adesso sostanzialmente a Garcia è una, cioè capire se è il caso di andare ancora avanti, valutando la situazione, la condizione atletica, se è soltanto un problema di condizione atletica dei singoli o se è anche una involuzione di alcuni. È una cosa abbastanza delicata, perché in questa partita tutti sono contenti, ho letto
dei commenti su Facebook in generale. Il posto della situazione lo avete più voi che siete in Italia, da qui valutiamo il risultato. Valutando il risultato è positivo, non c'è che dire, però la situazione in generale con questo Napoli che non riesce a fare il Napoli dell'anno scorso, né perché fa il gioco di Garcia, né perché ripete il gioco di Spalletti, è questo il problema. Quindi le domande sono: o aggiusta la condizione atletica, perché alcuni sono inguardabili, la condizione psicologica di alcuni che probabilmente sono con la testa altrove, sulla luna, sono diventati egoisti, stanno vivendo un'involuzione. Spero che qualcuno faccia un bel discorsetto a Osimhen, perché deve capire che se continua di questo andazzo dai 150 milioni che valeva, con il rischio di andare su 150 euro, e poi sostanzialmente queste sono le cose che vanno valutate. I cambi non è che vanno criticati o vanno biasimati, però sostanzialmente qualcosa si è inventato. Il fatto che abbia cambiato modulo secondo me è qualcosa di positivo, perché alla fine ha cercato di reagire con questo 3-5-2. Qualcosa dal cilindro l'ha cacciato. Io non voglio difendere il tecnico, voglio far spostare l'attenzione sugli altri problemi del Napoli. Qualche problema col tecnico c'è, il gioco, il non gioco e tutte queste cose, ma anche i singoli hanno delle responsabilità. Questo è il senso di quello che penso adesso. No, assolutamente d'accordo. Veramente l'ultima, Gaetano, e poi ti liberiamo per il tuo lavoro che sarà sicuramente massiccio. Kvaratskhelia, una parentesi su Kvara, come l'hai visto, come ha reagito al cambio, perché magari qui dal cambio da casa non abbiamo colto tutte le sfaccettature, poi c'è stata qualche reazione o il ragazzo è stato tranquillo? No, è stato sul cambio, non ha avuto nessun gesto di protesta, e secondo me anche nell'ambito della gara è comunque impegnato, ha fatto vedere qualcosa sul suo lato. C'è stata la possibilità, insomma, lui ha avuto la possibilità di rendersi utile. Il problema è che alle sue spalle c'era Oliveira, che era un pianto sostanzialmente. E qui tu sai benissimo che Kvaratskhelia si innesca anche se dietro c'è uno bravo a spingere e nella fase difensiva a rubar palla e comunque a servirlo. Invece su quel lato, a sinistra, il Napoli ha avuto seri problemi. Lui personalmente si è mosso facendo il suo solito gioco. Diciamo una cosa, ecco, i duetti che vedevamo, e l'avete visto sicuramente anche voi in televisione, con Osimhen, fra Kvaratskhelia e Osimhen, non si vedono più. Non ci sta più quella intesa, non sono più la coppia magnifica del gol, ma non per cattiveria questa volta, ma proprio perché Osimhen non c'è, non ci sono certi sincronismi. Però per quanto riguarda il Georgiano, oggi mi è sembrato in leggera risalita e non l'abulico giocatore visto a Genova. Bene, bene, sono d'accordo in realtà su molte, anzi su tutte le cose del nostro Gaetano. Grazie davvero per averci Ragazzi, supportato questa sera. Dei macchinari spettacolari, perché sono andato in ascensore dal primo al terzo piano, qua è uno stadio particolare e si vedeva benissimo. Complimenti alla vostra struttura. Grazie, grazie Gaetano, ti aspettiamo presto negli studi di 8 Channel. Buon lavoro a Gaetano Imparato. Vado subito da Eugenia. Eugenia, innanzitutto vorrei sapere da te qual è la cosa positiva della serata. Cerchiamo di essere anche positivi stasera, perché leggo tanti commenti troppo negativi. Diamo ancora un po' di credito a questa squadra. Beh, in realtà diciamo, i tre punti sono sicuramente un'iniezione di fiducia da parte della, insomma, per quanto riguarda la squadra. La cosa positiva è che ho visto qualche lucina accendersi qua e là, però è normale che, insomma, come stiamo anche leggendo un pochino sui social, sui giornali, insomma un pochino ovunque, i problemi vengono evidenziati soprattutto in difesa e a centrocampo. Ovviamente nel momento in cui non funzionano questi due reparti, non funzionano bene o quantomeno non funzionano come lo scorso anno, è normale che si fa anche un pochino più fatica ad arrivare nella fase offensiva. Ovviamente io questa sera ho visto ovviamente Politano, mi è piaciuto tantissimo. Kvara, come diceva Gaetano, è in netta risalita, però io credo che insomma in panchina non è stato molto, molto contento. Ho visto che ne pensano da casa? Una reazione. Preparate subito qualcosa da casa. Sì. Io volevo aggiungere, integrare qualcosa sul discorso Kvaratskhelia. Kvaratskhelia è un giocatore che secondo me ha bisogno poi di essere, di sentirsi soprattutto un riferimento. Troppe volte stasera è stato un po' bypassato nel giropalla, si arriva una palla ogni 5 minuti, poi lui tende probabilmente, perché si sente anche la responsabilità, no, di essere Kvaratskhelia,
a cercare sempre la giocata, ma lui non può chiaramente fare 100 giocate in una partita, lui deve fare 3-4 giocate però determinanti nell'interno di una partita, quindi credo che vada coinvolto di più sul giro palla. E quello che diceva Gaetano secondo me è molto interessante: un conto è avere Mario Rui e un conto è avere Oliveira nella fase di costruzione, perché Mario Rui è un giocatore che ti dà, no Angelo, più qualità, più supporto, più sostegno. Kvaratskhelia, per tentare quello che tenta normalmente, ha bisogno di movimenti giusti da parte dei compagni, ha bisogno delle soluzioni giuste, perché non può pensare di, non si può pensare né lui né tantomeno la squadra in generale che possa saltare sempre l'uomo, quindi deve avere la possibilità di avere delle opportunità di passaggio che in questo momento sono chiuse. E poi vabbè, salto di palo in frasca, ma qua c'è un problema serio che è Anguissa. Anguissa è francamente l'ombra di se stesso ed è uno Stantuffo a centrocampo che mi ricorda in questo momento, altro che Stantuffo, siamo tornati al palo della luce famoso di Bakayoko in questo momento, ed è preoccupante perché questo era un valore aggiunto al centrocampo che in questo momento è totalmente fuori da... negativa quella di Anguissa. Scrivono da casa. Ci sono, in realtà ci sono le dichiarazioni di Lorenzo a Mediaset, leggiamo. Che dice: ancora con questa fame, mai mancati spirito di sacrificio e coesione. Nel calcio non deve mai mancare lo spirito di sacrificio e l'unione del gruppo. A noi non sono mai mancate. Oggi abbiamo dato dimostrazione di questo. È una vittoria importante per noi, che ci dà 3 punti in un girone difficile. Quindi, è chiaro, a detta di Giovanni, importante, insomma, c'è questione motivazioni, no? Coesione, sì, questo è il dato importante. Ovviamente quello che mi preoccupa è la coesione con... È chiaro. Appena sono pronte vedremo le pagelle, se la regia poi mi dà un check, però di Lorenzo chiaramente è stato il migliore questa sera. Maurizio, eccole, sono pronte le pagine, allora le leggiamo insieme e poi Maurizio le va a commentare. Meret 6 e mezzo, gli abbiamo messo 6 e mezzo, gli ho messo 6 e mezzo perché l'ho visto molto attento nelle uscite, è stato un po' più alto rispetto al solito, quindi ha letto bene alcune situazioni. Di Lorenzo 7 e mezzo, poteva essere 10-15 perché ha fatto una gara mostruosa sui due lati del campo. Rachmani poverino, anzi poi Eugenia, vediamo di raccogliere il primo report sull'infortunio di Rachmani per capire come sta. Wanghesu 5 e mezzo, perché va in sofferenza, perché sul gol alza il braccio quando invece lì poteva provare a stare un po' più vicino all'attaccante. Oliveira 5 e mezzo, ripeto, perché lo vedo ancora macchinoso e poco propositivo. Anguissa 5, ma poteva essere anche più basso. Il voto lo botta 6 perché nonostante non sia centrale chiaramente in questo momento nel gioco di Garcia, si sta sacrificando molto nella fase di non possesso. Zielinski 6 e mezzo, perché chiaramente poi trova quel cross da cui nasce il gol, quindi va premiato. Politano 6 e mezzo, sono d'accordo, ha fatto molto bene. Osimhen 7 perché è stato comunque sfortunato, 2 pali, gol sfiorati per un soffio, è veramente immarcabile, è un giocatore che fa reparto da solo. Kvaratskhelia 5 e mezzo perché lo voglio più nella partita e più cattivo. Østergaard 5, con Anguissa secondo me il peggiore, commette un errore che non può commettere a questi livelli. Elmas e Raspadori 6, chiaramente Simeone senza voto. Nathan non è un SV, ma è un benvenuto a Nathan, speriamo di rivederlo poi magari titolare. Maurizio, sei d'accordo? Cosa cambieresti? Guarda, non cambierei niente, cioè la linea la media, diciamo così, concordo nei valori, non c'è un giocatore che ritengo che debba essere superiore o inferiore. Non so se però lo sconforto, noi facciamo un post partita, quindi siamo passionali e siamo a caldo quando commentiamo, quindi abbiamo appena finito. Sono due binari secondo me, Maurizio. Allora sì, no? Io ho affrontato e il giocatore. Allora, se io da passionale, perché qualcuno confonde la passione con il non sostenere o qualcosa del genere, in realtà la passione, l'emotività ti porta anche a vedere le cose a volte in maniera eccessivamente negativa, con l'augurio pronto di essere smentiti il giorno dopo. Ecco, se mi faccio prendere da quel sentimento, dico leva mezzo voto a tutti quanti. Prendi questa pagella che è perfetta, queste pagelle che hai messo, e le abbassiamo un attimino. Perché io ti rispondo, aspetta, siamo in Champions League, perché poi non ci dimentichiamo nemmeno questo. L'altro lato lo conosco, tutto il rispetto non me lo deve dire nessuno, perché lo conosco perfettamente, ma lo conosco perfettamente, sono le due anime del tifoso che parlano fra loro praticamente. Quindi da un lato dico, la squadra avversaria per me è una squadra
di medio livello del campionato portoghese, cioè equivale a una squadra di medio livello quantomeno del campionato italiano, ci ha fatto soffrire. Questo non mi aspettavo succedesse e non vorrei succedesse mai con questo Napoli, che ha valori eccezionali e che l'anno scorso ci ha dimostrato di essere una delle squadre più forti d'Europa. Quindi in questo senso io non vorrei vedere soffrire il Napoli. Mi astengo invece dagli errori dei singoli, mi dispiace, perché anche se come hai detto tu mentre guardavamo la partita, un giocatore va recuperato assolutamente perché è fondamentale per questo Napoli. Quindi momenti di questo tipo. Se noi giustamente poi salviamo tutti i singoli e non salviamo mai Garcia, non si tratta di salvare, però se Ostigard fa un errore io gli sono vicino, perché Ostigard è un ragazzo eccellente, impegno, ok, l'impegno, però ha sbagliato, ha fatto un errore, per, sì, non è quello il problema, però la squadra intera non gioca. Esatto, ampliamo il discorso. Se tu Napoli, in quanto Napoli, quindi squadra che l'anno scorso ha incantato l'Europa, vai sul campo del Braga, giustamente, tu mi dici, squadra mediocre, modesta, media, una squadra centro-classifica, centro-alta classifica. Ti metti a difendere in otto, nei tuoi 30 metri, il risultato, allora quello c'è l'errore. E lì poi ti esponi alla possibilità che Ostigard faccia l'errore. Però è un discorso più ampio, no? E siamo d'accordo, anche di mentalità. Io su questo dico. Garcia, io parlo deve un solo di questo, non riesco a lavorare, concentrarmi sull'errore del singolo che perdono, su Osimhen che nonostante non segno qualcosa ha dimostrato in tutti i modi che se l'orchestra suona, lui è un valore aggiunto straordinario. Carasquella, l'avete detto benissimo, ha bisogno di certi meccanismi, la squadra deve girare per intero e si valorizzano tutte le potenzialità esistenti dei singoli. Nel momento in cui l'orchestra manca di pezzi, di un giro praticamente, è inevitabile che si va un po' alla rinfusa. E quindi se le nostre ambizioni sono quelle che da dove veniamo in sostanza, cioè vincere il campionato e fare un percorso importante in Champions, è necessario che si recuperi una solidità, una sicurezza e una certezza. Il Napoli non può lasciare opportunità importanti come quelle che ha lasciato oggi. Detto questo, ci siamo presi 3 punti e siamo non felici, felicissimi. Ci auguriamo che dalla prossima domenica col Bologna scompaia tutto, si ritrovi una verve straordinaria e questo sia stato solo una piccola tempesta che è passata. E questo è l'augurio di tutti i tifosi del Napoli, che non ci sono di Serie B, ci auguriamo tutti questo. Sta scaricando tutta l'adrenalina Maurizio della vittoria finale. Stiamo vedendo la classifica del girone C, chiaramente il Napoli, sono state 2 vittorie poi sofferte, perché il Napoli ha sofferto, ma ha sofferto anche il Real Madrid, certo, che ha trovato con Bellingham il gol al 94esimo per battere l'Union Berlino. Angelo, guardando questa classifica, alla fine il Napoli alla fine può essere soddisfatto della serata, ma qual è la cosa che secondo te più urgente su cui intervenire? Oddio, la cosa più urgente su cui intervenire è certamente la brillantezza degli uomini. Però ieri, scusami, ti aggiungo, Garcia diceva che la squadra sta bene fisicamente, ha detto noi stiamo bene, i dati dimostrano che noi stiamo bene. Ma guarda, anche stasera dopo il gol la squadra si è riversata davanti, quindi è un atteggiamento, io lo ribadisco ancora, un atteggiamento mentale. Allora. Non so se è una scelta o un atteggiamento mentale di rilassatezza, perché io quando vedo la squadra che arretra contro il Braga e non fa pressing e non cerca di recuperare palla, significa che tu ti stai consegnando all'avversario. Noi abbiamo visto la partita e ci siamo detti stiamo scherzando col fuoco, e infatti si è acceso un piccolo fuocherello che ha tirato fuori poi il gol del pareggio, dal quale è venuto fuori il gol del pareggio. Quindi è proprio l'atteggiamento. Va anche bene che tu richiami un attimo il fiato in una partita in cui magari un primo tempo l'hai fatto in una certa maniera. Ci sono dei momenti della partita in cui puoi richiamare il fiato e indietreggiare, abbassare un po' il baricentro, però devi cercare anche di pressare e di recuperare palla. Io quell'atteggiamento non l'ho visto stasera, quindi voglio capire se è un dettame da parte dell'allenatore o se sono ancora i calciatori che non riescono a lavorare in una certa maniera, perché poi l'ha detto anche Mario Rui, cioè non c'è un problema, sono loro che non riescono, dal punto di vista di Mario Rui, quello che ha detto ieri sera, che non riescono a mettere in campo quelli che sono quello che è il lavoro in settimana che fanno con l'allenatore. Eugenia, c'aveva qualcosa su allora, Rachmani? Sì, per quanto riguarda Rachmani c'è un risentimento muscolare alla coscia sinistra e ovviamente quindi è in forte dubbio anche per Bologna. Forte dubbio per Bologna. Rachmani, sì. Vediamo un
attimino poi quale sarà la scelta. Vai con qualche messaggio. Allora, scusate, ma vi rendete conto che noi abbiamo dei giocatori che per far vedere che loro sono bravi mettono in difficoltà la squadra? È una gara a chi fa più errori. L'unica cosa positiva è che Nathan ha fatto degli interventi veramente interessanti e Garcia dice che non è pronto, Fabio. Fabio ha visto già qualche lampo di Nathan, vediamo, perché adesso la situazione sarà da analizzare, bisogna capire se poi c'è la possibilità di utilizzare magari Østergaard con Nathan, perché Nathan mi sembra che nelle idee di Garcia sia proprio un centrosinistra e quindi si deve poi accoppiare con un centrodestra che potrebbe essere Østergaard. Nel finale di gara c'è stato anche l'esperimento, praticamente mai visto a Napoli negli ultimi 10 anni, sempre abituati con la difesa a 4, ha fatto questo 3-5-2 molto difensivo, però ecco, a me è dispiaciuto vedere Elmas fare il terzino stasera. C'è qualche indicazione che racconta, così come il suo linguaggio corporeo, di un tecnico che in questo momento ha un po' di timori, ha un po' di paura, ha probabilmente la percezione di non essere ancora riuscito a entrare sotto pelle a questa squadra. Vediamo se poi, perché poi il calcio è fatto di episodi, no? Il calcio è fatto di una gara che ti può cambiare la partita, la stagione. Ricorderete l'avvio di Sarri famoso, certo, con quelle difficoltà all'inizio, poi la svolta prima in Napoli-Bruges e poi in Napoli-Lazio. Vediamo se questa vittoria sarà la svolta. Ti devo fermare, sì, perché dobbiamo andare in pubblicità, ma torneremo chiaramente a parlare di Braga-Napoli e poi ci proietteremo anche alla sfida di Bologna. Ci siamo nuovamente, 16 Napoli, 8 Channel, Braga Napoli. Il Napoli ha vinto, ricordiamolo, perché questa è la notizia poi più importante al di là delle nostre analisi. Il Napoli ha vinto e apre il girone Champions con una vittoria. Eugenia però aveva un messaggio interessante. È arrivato un messaggio da parte di Jacopo che dice: bene la vittoria, la difesa è un dramma, ogni azione avversaria è da batticuore. Osimhen ha chiuso per ferie, i genitori di Nathan dopo stasera sanno che il loro figlio è vivo e sta bene. No, è chiaro, facciamoci anche una risata, perché eravamo abituati troppo bene l'anno scorso. Chiaramente quest'anno ci aspettavamo probabilmente, no, di ripetere pedissequamente quel copione, ma sappiamo che nel calcio, esatto, il copia e incolla non è praticabile. Però io resterei positivo, perché poi le qualità ci sono. Stasera, se poi il primo tempo lo chiudi 4-1, è vero, hai delle difficoltà indietro, però hai quel potenziale lì davanti che comunque si esprime alla grande, no ragazzi? Arturo, io penso che quello che hai detto è sacrosanto, a parte la parentesi che non è tutto irripetibile, no, perché non si ripete mai tutto nella stessa identica maniera, però la squadra così forte crea un'aspettativa non sul fantasmagorica, non perché abbiamo acquistato un grande giocatore e ci aspettiamo che faccia dei grandi numeri, perché già le avevamo questi giocatori, questi valori noi li conosciamo. Le aspettative sono legate solo ed unicamente al valore che conosciamo. Il Napoli è una squadra forte, forte. Questo è un punto di partenza straordinario. Noi non possiamo, non dobbiamo cavare il sangue dalle rape e pensare speriamo che questi riescano a fare qualcosa. Questi hanno tutto il potenziale per giocare benissimo. Chiaramente nel momento in cui vedi che perdono la bussola e non trovano un'altra faccia, hai paura, perché questo è un calcio che non ti perdona l'errore, non ti dà il tempo. Non è che tu punti a una qualificazione dell'Europa League, eccetera, eccetera. Sai di avere una rosa così forte da poter puntare allo scudetto, allora devi purtroppo suonare il campanello d'allarme il prima possibile. Hai parlato dell'avvio di Sarri nel 2015, ovviamente. Ricordiamoci anche delle parole di De Laurentiis, che raccontò che alla terza giornata andò da Sarri e disse: io ti devo mandare via se non cambi subito modulo. E le levò insigne trequartista e vennero i 2-5-0 che conosciamo. Magari basta poco, voglio dire, per ritrovare. Se abbiamo una conferenza, mi dicono? Ah, ok, allora tra poco forse dovremmo comunque anche avere parte delle conferenze dal Portogallo. Io però, Maurizio, sono d'accordo, ho anche un altro dato e lo giro ad Angelo. Va bene tutto, però il Napoli è l'unica squadra delle quattro di Champions che torna a casa con i 3 punti.
perché ieri l'Lazio ha pareggiato, il Milan ha pareggiato, l'Inter ha pareggiato soffrendo moltissimo sul campo della Real Sociedad. L'unica squadra che alla fine porta 3 punti a casa è il Napoli, Angelo. Questo intanto è il dato essenziale, perché in funzione di quello che tutti quanti ormai abbiamo capito, insomma, il Napoli quest'anno vuole centrare quante più vittorie possibili in Champions, cercare di arrivare più avanti possibile per guadagnare punti nel ranking. La vittoria, guai se non fosse venuta la vittoria a Braga, insomma, è comunque l'avversaria più abbordabile di quelle che hanno affrontato tutte le italiane, quindi è anche giusto che il Napoli abbia portato a casa i 3 punti. Dispiace per la sconfitta dell'Inter in qualche maniera, ma ci sta, insomma, in Spagna sono squadre toste, dure, quindi va bene anche che il Napoli sia riuscito a essere l'unica squadra italiana a vincere in Europa, e quindi questo tiene alta la bandiera dell'Italia in Europa in qualche maniera. Sì, sì, io sono d'accordo, perché poi alla fine vincere è anche un esercizio, no? Mentale, di muscolo. No, noi siamo comunque la nazione che viene fuori dalle 3 finali dell'ultima stagione, no? Quindi insomma l'Italia deve cercare di ripetersi in qualche maniera, deve dimostrare che non è stato un exploit. Quindi le squadre italiane devono cercare di vincere quanto più possibile. Abbiamo qualche... Sì, la domanda, anzi più che altro è un'affermazione di Domenico Tarparelli, che dice: questa è una vittoria che nasconde le briciole sotto al tappeto. Secondo voi è così? Una vittoria è già una vittoria, quindi per propria definizione è qualcosa di positivo, quindi prendiamoci la vittoria. E poi, come abbiamo detto in apertura, con grande serenità, perché in questo momento c'è anche bisogno di serenità, andiamo a analizzare le cose che non stanno funzionando, che sono tante, ma sono secondo me risolvibili, cioè sono cose su cui puoi lavorare. Io non vedo cose su cui non si possa lavorare. Che se avessimo visto un Napoli spumeggiante vincere a Braga, ci saremmo domandati, c'è qualcosa che non abbiamo capito. Sarebbe stato più pericoloso forse vedere un Napoli all'improvviso, perché a volte capita che le squadre da una domenica all'altra cambiano pelle e faccia, e tu ti domandi: ma questa è la stessa squadra di domenica scorsa? Nonostante la Champions non si, ti aspetti che possa essere una partita a sé, una competizione a parte, i grandi campioni giocano anche per se stessi, per la vetrina internazionale, però la realtà è che abbiamo visto un Napoli motivato, deciso, però con i punti deboli, con delle criticità che ci stiamo portando da un paio di giornate. Sono le stesse, quindi si sta lavorando, e sappiamo, nel mentre lavoriamo, sperando che lavoriamo nella direzione giusta, dobbiamo perdere meno punti possibili, anzi dobbiamo cercare di fare sempre bottino pieno, comunque arrivino, in attesa che si sistemi tutto. Non nasconde affatto briciole sotto il tappeto questa vittoria, perché nel modo in cui è giunta è chiara nei lati positivi e nei lati negativi, quindi non è si non è calmato, ci calmato, cioè, prima abbiamo sono calmato, un po' arrabbiato, sì. Adesso si è calmato. Quando la regia è pronta, poi abbiamo anche l'anteprima di da 0 a 10. Chiaramente voto altissimo stasera a Capitan Di Lorenzo, perché abbiamo, ecco guardate, abbiamo prontissimi, fantastici come sempre i nostri tecnici, abbiamo parlato delle note negative, però qua parliamo ragazzi di un'eccezionalità assoluta, no? L'uomo che deve veramente prendere il Napoli per mano in questa transizione complicata, in questa confusione che c'è, il capitano va ad indicare la nuova via. È molto bella anche l'esultanza. Eugenia, ti è piaciuta, no? Quella sì, di andare sì, in panchina, sì. Che segnale è in questo momento? Ma sicuramente un segnale probabilmente distintivo anche rispetto all'allenatore, e ovviamente io credo che tra di loro il gruppo comunque è coeso, la squadra è comunque quella dell'anno scorso, tranne vabbè qualche innesto, però che piano piano si stanno inserendo in maniera molto graduale, ma io sono convinta che sono molto accoglienti i nostri calciatori, e quindi non credo che da questo punto di vista ci possa essere un problema. E, insomma, questa potrebbe essere stata la partita switch, a mio parere, credo, per quanto riguarda poi l'iniezione di fiducia di cui parlavo prima, per quanto riguarda la partita di domenica, perché poi domenica andremo a capire effettivamente se il Napoli è quello di stasera, quindi esatto, con l'iniezione di fiducia, o se torniamo di nuovo indietro, e quindi bisogna capire da dove si deve partire, se bisogna mettere mano di più al centrocampo, di più in difesa, insomma bisogna capire questo. Bisogna lavorare proprio sulla continuità, perché se una squadra gioca un tempo sempre bene e poi un tempo sempre male... E poi a un certo punto io li ho visti che praticamente erano fermi in campo, quindi
Io non ho capito come mai arrivano. Può essere, Angelo, che c'è un po' proprio di pressione nel sentirsi campioni e quindi c'è un po' di paura in questi ragazzi di non riuscire a ripetersi. Ma io credo che sia la discrasia tra la qualità di gioco che hanno offerto l'anno scorso, che dobbiamo assolutamente dimenticare, ma la devono dimenticare gli stessi calciatori. Quella qualità non la si raggiunge quest'anno, c'è poco da fare. Spalletti era una cosa, Garcia ne un'altra, il che non significa che Garcia non possa ottenere. No, ma poi non la si può raggiungere chiaramente in 3 settimane no, di gioco. No. Serve del tempo, ricordiamoci il primo Spalletti. No, esatto, ma quella è stata un'alchimia perfetta che si è creata chiaramente al secondo anno. Esatto. Adesso cercare questo tipo di alchimia così repentina, subito, veloce, mi pare utopistico. È un'utopia che non dobbiamo considerare, noi dobbiamo cancellare. In questo senso condivido, anche se l'ha detto in maniera sbagliata, condivido quando Garcia dice che lui non conosce il passato, ma in realtà non è affatto vero, perché lui quando è arrivato in conferenza stampa ha detto di aver visto le partite del Napoli, di aver visto le qualità di questo Napoli, di aver scelto questa squadra e aver detto sì perché ha capito che in questa squadra ci sono dei valori assoluti, quindi le partite le ha viste, quindi non è affatto vero che non conosce il passato. Lui ha voluto dire un'altra cosa, cioè che bisogna dimenticarsi di quella pagina splendida, bellissima, romantica, che è stato il campionato dello scudetto. Questo è un altro campionato. Adesso bisogna lavorare testa bassa, cercare di assimilare gli schemi, la mentalità, i movimenti. E l'ha detto anche Garcia candidamente ieri: io sto conoscendo loro, loro stanno conoscendo me. Siamo in una fase di transizione. Non dobbiamo fasciarci la testa per quello che di brutto viene da queste partite del Napoli, ma cercare di prendere quello che di buono viene, perché se c'è qualcosa di buono vuol dire che la qualità ancora c'è, non è che all'improvviso si svegliano e cominciano a giocare e che probabilmente a un certo punto tirano i remi in barca o insorge qualche paura, qualche timore di non portare a casa il risultato. Penso che stasera sia insorto proprio quel timore, cioè di non riuscire a portare, o meglio, di voler conservare quell'1-0, di portare a casa i 3 punti. Poi è venuto fuori quel gol che è figlio di un timore, di una paura che non ci doveva stare in quel momento lì. Posso farti una domanda? Certo. Tu hai detto che dobbiamo dimenticarci il Napoli dell'anno scorso. Questo e è che... un tema che lo fa sempre no, perché fervorare. Io ho sofferto con Ancelotti quando ci dicevano che ci dovevamo dimenticare il Napoli di Sarri, e dicevo ma perché me lo devo dimenticare? È talmente bello quel Napoli. Però lì c'era una logica, c'era un allenatore con un'estrema personalità, con delle idee che sembravano essere fantasmagoriche, che aspettiamo che il Napoli di Sarri diventi il Napoli di Ancelotti, perché c'è il Napoli di Sarri era davvero di Sarri. Questo Napoli di Spalletti, fra virgolette, è anche il Napoli del Napoli, di De Laurentiis, di Giunto, di tutti quanti, perché è un Napoli nuovo, fresco, che Spalletti si era trovato con grandi acquisti il primo anno. La domanda è corretto o no che De Laurentiis abbia operato sul mercato per cercare un allenatore che garantisse continuità all'annata precedente, che garantisse un modulo, un modello di gioco, che garantisse la continuità del Napoli dell'anno precedente? O volevano un allenatore che veniva a stravolgere quello che c'era di buono? E allora io non devo dimenticarmi niente, io me lo devo ricordare bene, Garcia se lo deve guardare bene nelle videocassette. Però attenzione, perché da lì c'è il buono dal quale si riparte. Poi sai aggiungere qualcosa in più, ben venga, però senza mai sfilare mattoni. La prerogativa base per la quale è stato scelto Garcia, come sono stati scelti evidentemente gli altri che non hanno accettato di venire a Napoli, era il modulo. Modulo che Garcia cerca di integrare con una variazione di moduli. Certo, quindi mancherebbe, lui è un pupazzo, vieni a portare i due. Però dico, il modulo nella testa di De Laurentiis cosa significa? Significa non mi cambiare questa squadra. No, ma infatti... Cioè, ti lascio gli elementi, gioca allo stesso modo. Con Sarri quello disse, il modulo che devi cambiare, nello stesso modo. Poi chiaramente un modulo lo puoi interpretare in tanti modi, ci sono piccoli correttivi che possono far migliorare una squadra, ma la possono far anche peggiorare. Non c'è dubbio. Oggi abbiamo visto che questi correttivi non stanno facendo migliorare, anche se però dobbiamo anche dire che... Facciamo pure un passo indietro. Andiamo a Napoli-Lecce lo scorso anno. Questi discorsi quali abbiamo fatti? Certo. Napoli-Lecce l'anno scorso di Spalletti, a Firenze, poi il Napoli è esploso. È esploso. Però
io ci andrei cauto proprio nell'essere assolutista, non parlo di te, infatti, però leggo di assolutamente, però bisogna stare attenti perché è un secondo diretta, che ti mettono l'etichetta addosso. No, 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 ma qua etichette non ne vogliamo e non le mettiamo. Siamo in diretta sulla pagina di 8 Channel, sulle nostre pagine personali, certo. E leggo dei commenti veramente molto duri. Risulta per questa vittoria, non è un tifoso del Napoli. Sì, cioè, no. Luigi, lo voglio leggere il nome perché Luigi Alessio Rota dice partita contro scappati di casa. Ragazzi, meno male comunque che il Braga in Champions si è arrivato. No. In Champions non è che hanno fatto un'estrazione e hanno detto Braga sei stato fortunato. Io l'anno prossimo ho parlato di una squadra di centro classifica, mi hanno fatto notare, diciamo che il Braga è sempre arrivato al ridosso delle prime tre. No, ma l'anno quindi scorso, correttamente bisogna definire l'anno scorso Braga è una squadra degna, come posso dire. Ha fatto il record storico di punti di questa squadra. Quindi è chiaro, non stiamo parlando del Real Madrid. Esattamente, bravo. La misura è quella. Dignità, che ha un'organizzazione di gioco, e sappiamo quando nel calcio conti l'organizzazione e la condizione fisica e mentale. In questo momento di fronte c'è una squadra che giocava in casa la prima di Champions con il suo pubblico a spingere, c'era un Napoli che sicuramente ti motiva, no, come avversario, e il Napoli aveva tutto da perdere, vieni da Genoa che hai fatto male, primo tempo puoi fare 5 gol e ne fai uno al 90esimo, al 45esimo con il tuo difensore, non col centravanti. È chiaro che poi delle attenuanti le dobbiamo dare, Angelo, a questo Napoli. C'è questo bicchiere, qualcosa di pieno, è solo vuoto questo bicchiere? No, assolutamente, c'è del pieno. Stiamo tentando evidentemente, diciamo dal punto di vista della piazza, perché la piazza in questo momento la vedo assolutamente catastrofista, ma lo stesso le critiche stanno arrivando ai calciatori. Io ho letto di Lorenzo, di Juan Jesus, che si sono lamentati di queste critiche. La piazza è troppo esigente in questo momento. Loro pensano a lavorare, queste sono le testuali parole, pensano a lavorare e assimilare i dettami del tecnico. Cioè, noi dobbiamo capire, in questo momento siamo in fase di ricostruzione, che non significa sfasciare quello che abbiamo costruito l'anno scorso, ma che c'è un nuovo allenatore, c'è una nuova mano, e la nuova mano non può essere mai identica a quella precedente, tanto più quando la nuova mano arriva e dice io non voglio solo il piano A, piano A, piano A, piano A. Evidentemente l'allenatore sta cercando di inculcare la capacità camaleontica di passare a un piano B e anche a un piano C nel caso. Se i calciatori non riescono a assimilarlo velocemente, accade quello che accade in queste settimane, però bisogna essere fiduciosi, non si può correre così velocemente alla ricerca del licenziamento del tecnico, anche perché mi risulta in questo momento De Laurentiis non ci pensi proprio. No, no, ma è chiaro, io dico un'altra cosa. Lo scudetto ambita la Champions, devi vincere le partite, se le perdi 6-7 giornate ti vieni tagliato fuori. Quindi inevitabilmente esiste una fretta dettata da questo. Se l'obiettivo invece è l'accesso all'Europa League, quel tempo che dici tu c'è. Ma vabbè, però sei un po' drastico su questo. Io dobbiamo dare 10 giornate per esempio, è chiaro, ragazzi, la mano del tecnico può essere anche un miglioramento iniziale subito. Mario, hai cambiato il tecnico, hai cambiato il direttore sportivo, hai cambiato il miglior difensore del campionato, perché ecco, se in altre gare l'assenza di Kim non era stato un fattore, nel senso che il Napoli non ha perso con la Lazio perché non c'era Kim, e nemmeno col Genoa credo non abbia vinto perché non c'era Kim. Stasera io mi dico convinto che con Kim in campo stasera tante delle occasioni che il Napoli ha subito non le avrebbe subite, perché stasera veramente è stata una dell'uomo contro uomo, si è fatta grande fatica. Abbiamo forse Garcia, ecco, grande Garcia da Braga, attenzione. In attacco noi dobbiamo essere anche bravi a difendere come l'abbiamo fatto, tutti impegnati, blocco squadra e ripartire. Devo dire che sulle ripartenze potevamo forse in attacchi rapidi fare un po' meglio. Se c'è una cosa da dire che dobbiamo migliorare su questa sera è raddoppiare quando si può, e abbiamo avuto tante opportunità di raddoppiare e di mettersi al riparo di un pareggio della squadra portoghese, e quindi l'abbiamo subito. Però una volta che l'abbiamo subito siamo ripartiti in attacco e abbiamo fatto questo secondo gol che ci ha dato, che ha fatto raggiungere l'obiettivo nostro. Alguns jogos como esse precisam de com muita qualidade para ganhar. Fizemos bom jogo, a primeira parte foi muito boa, tivemos pouca sorte sobre alguns remates na
balisa. No segundo tempo Braga colocou com mais avançado e acho que podíamos fazer mais no contra-ataque. Tivemos muitas oportunidades, mas queríamos ganhar e mesmo assim, mesmo que sofremos um golo no segundo tempo, depois recuperamos. Mister, buonasera. Buonasera. Insomma, velocissimi, abbiamo diverse rapidissime curiosità. Lei sa che sono molto interessato alle sue telefonate con De Laurentiis. Una sola domanda. Dicevo, De Laurentiis, se per caso l'ha sentito nel dopogara, e cosa le è piaciuto e cosa non le è piaciuto della sua squadra questa sera? Visto che ci sono due domande, rispondo a quale. La prima, sì. non ho avuto niente nel tempo di sentire nessuno. Sì, no, cosa le è piaciuto e cosa non le è piaciuto? È troppo tardi, è la seconda domanda, io rispondo solo a una. No, ci faccio una piccola analisi però. Ci faccio una piccola analisi del match. Okay. L'ho appena fatto l'analisi. Vai. Queria saber se falou com De Laurentiis como presidente, não falou com ninguém. Vai. Mister, i tifosi sono un po' straniti perché il Napoli non sta giocando bene ultimamente. Li può rassicurare da questo punto di vista che migliorerà anche la fase del gioco e sarà più fluido e sarà più funzionale a 360 gradi? Spero solamente che segneremo più gol quando abbiamo così tante opportunità. E poi, ripeto, vincere una gara di Champions fuori casa non è mai facile. Mi sembra che siamo anche l'unica squadra italiana a aver vinto. Questo dimostra che è molto complicato vincere una partita di Champions. Ovviamente tutto non è andato perfettamente, però il lavoro serve anche a questo, a migliorare delle cose. Vi faccio ricordare che dopo 10 minuti ho perso uno dei miei centrali, Amir Rahmani, che mi ha anche bruciato un cambio, e quando ne hai solo due stop nel secondo tempo è un po' più complicato da gestire, però sono veramente contento di chi è entrato. Leo Østigard per primo e poi tutti quelli che sono entrati che ci hanno dato una grande mano per vincere questa partita, perché è anche una vittoria del gruppo e non solo di un singolo. Ho detto, acho che o Napoli non sa giocare bene, pode dizer algo? Eu espero que queremos marcar mais golos sem desperdiçar oportunidades. Jogamos fora de casa, isso sabemos que é mais difícil. Vou lembrar que o Napoli é a única equipa italiana que ganhou. E depois de passados 10 minutos, eu perdi o meu jogador Rahmani, portanto já desperdicei uma alteração, mas fico feliz para as outras alterações que fiz e para o trabalho da minha equipa. Boa noite, Mister. Já tocou um pouco neste assunto, mas queria perceber melhor. Falava que o Braga cresceu na segunda parte, ficou mais avançado. Perguntava se foi então o Braga que obrigou o Nápoles a ter menos posse de bola na segunda parte e apostar mais nas transições ofensivas, ou se foi uma estratégia do Nápoles e se foi por isso que colocou como primeiras substituições, trocar os extremos, ter mais jogadores frescos e mais velocidade nas transições ofensivas, dar mais bola ao Braga, isso foi uma escolha sua, ter menos bola, mais transições ofensivas, ou se foi o Braga que obrigou a isso? Il Braga, ha detto che il Braga è stata una squadra che è cresciuta molto, molto forte. Il giornalista vuole sapere se il possesso di palla che è diminuito, di peso dal Braga, è stata una sua scelta, una sua strategia. Allora, sappiamo che Braga ha della qualità e che è in grado di avere un gioco dinamico come l'abbiamo avuto nel secondo tempo. Quando vinci 1-0 all'intervallo non è che ti esponi troppo e puoi anche con i tuoi giocatori veloci colpire in differenti modi. Abbiamo colpito in attacco in gioco di posizione, però era anche possibile fare un po' di meglio, come ho già detto, in attacchi rapidi e in contropiede. Questo va un po' migliorato, sì. Braga è una equipa di grande qualità, capace di giocare molto bene. Claro, dopo l'intervallo noi possiamo giocare meglio no contrattacco.
Buonasera mister. Buonasera. Le volevo chiedere come si spiega quel secondo tempo di sofferenza con un finale addirittura costretto a giocare a 5 dietro con l'inserimento di Nathan? Ma quando vinci 2-1 che sei quasi alla fine della partita, che loro fanno entrare giocatori forti di testa come Banza, che conosco bene perché ha giocato a Lens, ma è anche normale se non hai un Jens Kajust che ti può aiutare al centrocampo, per esempio fisicamente, che fai entrare un difensore forte fisicamente per aiutarti. Quindi è una possibilità che ogni allenatore al mondo usa, non solo io. Però ovviamente sul secondo tempo, anche se abbiamo iniziato bene, che abbiamo avuto anche ancora tante opportunità, potevamo forse fare un po' meglio, però fare meglio, non vincere, non mi interessa. La cosa importante di stasera, che abbiamo fatto di tutto per prendere i 3 punti, con questa vittoria siamo anche in testa alla classifica e prepariamo soprattutto una bellissima gara contro il Real Madrid in casa, al Maradona, con i nostri tifosi. Quindi per stasera è una soddisfazione di aver vinto, visto che l'obiettivo era quello stasera. Come spiega la seconda parte, fu mai già sofferta. Quando stiamo a ganhar 2-1 e l'equipa avversaria deixa entrare giocatori che sono molto forti, claro che tive di deixar entrare un giocatore da difesa mais forte per aiutare. Il secondo tempo cominciò molto bene, potevamo fare meglio, ma l'importante è che ganhiamo i 3 punti e vamos preparare ora il gioco in casa con Real Madrid. Buonasera. Abbiamo sentito le parole in conferenza di Rudy Garcia, un po' quello che dicevamo noi, no? Bisognava fare il 2-0 perché il Napoli ha creato tanto, quello che non ci convince ancora è l'atteggiamento però della squadra di Garcia. Se questo è il suo Napoli per tutta la stagione un po' siamo preoccupati, se l'atteggiamento è quello di aspettare sempre, lasciare tutto quel campo all'avversario, anche a un avversario che non è poi trascendentale come il Braga, siamo un po' preoccupati. Se Garcia, che sicuramente ha una visione più a 360 gradi rispetto a noi, sa che in questo momento forse la condizione di qualche singolo comporta di fare questo tipo di atteggiamento, lo scopriremo nelle prossime gare. Eugenia, allora, avevi dei messaggi? Vi volevo leggere il messaggio sempre di Jacopo e da qui prendere spunto per farvi una domanda. Spalletti arrivò dopo il disastro di Gattuso e iniziò con 8 vittorie consecutive. La squadra girava alla grande sin da subito. Garcia non è un valore aggiunto e sta complicando tutto. Molti giocatori non hanno feeling con il suo stile e non rendono come sanno. E quindi la mia domanda è, secondo voi, quello che manca è più il feeling tattico-tecnico o il feeling caratteriale, quindi empatico, con i calciatori da parte di Garcia? Ma io in questa situazione complessa francamente non azzarderei una certezza, perché è tutto così difficile da capire. È chiaro che c'è un problema. Noi non possiamo capire in questo momento dove è il problema. Secondo la tua considerazione, in questo momento cosa pensi? Pensi che sia più grave, tra virgolette, il feeling tattico, tecnico o caratteriale? No, cioè, empatico? No, rispetto a livello caratteriale no. Io ieri ho visto Mario Rui scherzare in conferenza stampa con Garcia, anzi erano anche abbastanza affiatati nella conferenza stampa. Se questo può servire da campione rispetto a quello che può essere tutto il gruppo. Però quello che la mia impressione è che in questo momento c'è una difficoltà dei calciatori a recepire quello che Garcia sta cercando di inculcargli. Okay. È fisiologico, poi se ci riuscirà o meno non lo sappiamo. Certo non gli si può dare tutta la stagione di tempo, deve velocizzare un po' questi meccanismi. La cosa più preoccupante è che adesso ci sono partite ravvicinate e quindi c'è poco tempo per lavorare sul campo in allenamento, insomma, quindi in questo senso vedo un po' difficile che le cose si sviluppino in maniera veloce. Questo
Ok, Angelo, allora io dico una frase di Garcia, però devo tenere poi a bada Maurizio che vado in pubblicità. Te la leggo solo, no, te la leggo, ti faccio calmare perché solo ti fa arrabbiare questa frase e poi dopo la pubblicità me la commenti. Ha detto Garcia, con l'1-0 sul campo del Braga, metto tra virgolette, è chiaro che non ti esponi così tanto e puoi fare un gioco di posizione. Calmati, riflettici, pubblicità e dopo Maurizio va all'attacco. Torniamo per l'ultimo blocco di 16 Napoli speciale Champions su 8 Channel. Vi avevamo lasciato con Garcia che diceva che si può fare un gioco di posizione, dico io molto di posizione, posizione molto arretrata sull'1-0. Maurizio, come commenti queste parole? Spero che cambi posizione proprio in linea generale come la realtà che un allenatore ha il compito di dialetticamente di fronteggiare una piazza, giornalisti. Il primo, io credo che lui sia venuto con anche con presunzione, ma con idee chiare, forti, granitiche, con l'idea di dire non vengo a fare lo Spalletti copia, ma vengo a imporre, a creare una mia nuova idea di gioco, ho la capacità di apportare nuovi contributi e chiaramente sarà un rapporto con i giocatori autoritario, basato sul rispetto, su certe direttive. Il punto è che se non vengo, come diceva Angelo, non vengono recepite dai calciatori, è giusto perché io sono convinto che lui abbia provato a inculcare un qualcosa che non ho nemmeno ben capito, ma ci ha provato, e che i giocatori non l'abbiano recepito. Su questo sono assolutamente d'accordo. Il punto è che il lavoro di un allenatore è farlo recepire il tuo dettame. La colpa del giocatore esiste anche, però fino a un certo punto hai difficoltà a quantificarlo. Quando una squadra non gioca bene c'è sempre un cumulo di fattori, perché che magari ci sono giocatori non in condizione o svogliati o che ne so, cioè ci possono stare tante motivazioni. La lettura è complessa sempre di una squadra che mostra delle lacune, però nel caso specifico ci è balzato all'occhio che certe scelte di Garcia sono andate in netta controtendenza e non hanno apportato migliorie, anzi hanno apportato dei peggioramenti. Quindi quando ti si butta uno serbino a posto di Guevara in faccia, quando si vede una squadra slacciata in questo modo, chiaramente ti viene da dire colpa dell'allenatore. È una riduzione semplicistica della questione, perché anche nelle società stesse ci si interroga nello staff ma cosa c'è che non va, perché poi magari lo spogliatore non è affatto contro l'allenatore, quindi tutto questo poi spesso rientra tacitamente senza trovare la soluzione quando la squadra comincia a girare bene, quando si comincia a vincere. La vittoria di oggi deve essere un trampolino solo per la fiducia mentale. L'allenatore sa tutto e ha ben chiaro che la squadra non è la squadra di prima e che deve lavorare su tante cose. Non ha bisogno che glielo diciamo. No, ma l'ha detto. Lui adesso prova a smontare, sarebbe meglio non parlare nemmeno, perché quando comincia a dire abbiamo l'impegno in Champions e anche il Paris Saint Germain ha pareggiato, quando dici l'ultima cosa che ha detto. Nel passaggio finale della conferenza stasera ha detto miglioreremo col lavoro, quindi. Che alla fine il discorso è semplicemente questo. Eugenia. Sì, allora viene posta questa domanda al mister: come si spiega quel finale addirittura con 5 difensori? E lui risponde: loro fanno entrare anche giocatori forti di testa, se ti mancano anche giocatori come Cajuste che ti può aiutare fisicamente a centrocampo, allora fai entrare un altro difensore, e ogni allenatore al mondo insomma farebbe questo, non solo io. Mi interessa però che abbiamo fatto di tutto per trovare questa vittoria e prepareremo una bellissima serata con i nostri tifosi per affrontare il Real. L'obiettivo di stasera era comunque vincere. Vabbè, ci sta, si è voluto un attimino tutelare dai colpitori di testa del Braga, infatti poi il gol dell'1-1 è arrivato proprio su un cross. Prima stavamo controllando con Eugenia se avesse twittato il presidente De Laurentiis. Non ha twittato e non twitta da un bel po' di tempo. Dopo una gara non ha mai twittato quest'anno. Rispetto alle abitudini dello scorso anno, Angelo? No, ma la cosa che mi lascia un po' interdetto è che lui ci aveva promesso che il 12 agosto ci avrebbe detto dove sarebbe potuto arrivare questo Napoli. E non ce l'ha detto. Evidentemente non lo sa nemmeno lui. E quindi adesso non commenta neanche più le partite, quindi
evidentemente è in una posizione un po' sull'Aventino, sta controllando e verificando la situazione un po' in maniera esterna, e può essere una posizione. Interessante questo fatto, secondo voi come mai lui ha fatto quella promessa del 12 agosto e poi non ha parlato più, è cambiato qualcosa forse sui progetti? Tu che idea hai? Io penso lui si sia conservando nella manica un annuncio importante che si per vuole gennaio. Giocare. Che si vuole giocare un rinnovo di Osimhen e quindi tornare. Forse pensava arrivasse prima e quindi voleva farlo quello. Il 12 agosto. Per me quel 12 agosto era la data in cui lui avrebbe saputo se Osimhen sarebbe rimasto oppure magari sarebbe andato in Arabia da qualche altra parte, avrebbe accettato qualche offerta faraonica. Ma voi non pensate che questo modo di giocare possa influire anche sul rinnovo di Osimhen? Ovviamente su quello che è il ruolo del calciatore. Non sta giocando male, il problema non è Osimhen. Non è lucido. Certo, però giustamente Eugenio dice è la fluidità, secondo me, che un po' manca. Perché le occasioni che fa lui stasera se le crea. Un punto è l'Osimhen dello scorso anno e un punto è questo. Non è lui da solo, è la squadra. Esatto, nel senso, l'anno scorso magari aveva 20 occasioni e faceva due gol. Quest'anno magari deve creare un po' da solo. Può incidere. Ci può stare che nella testa di un calciatore entri questa cosa, però io non credo, nel senso che quello che è stato fatto poi verrà messo su carta, poi tante cose non le sappiamo, però le parti si sono parlate in un senso o nell'altro, certo. Qualcosa di definito già c'è. E poi quando scendi in campo alla fine certe cose te le dimentichi, tu giochi per te stesso, per la squadra, con gli amici, cioè, alla fine Osimhen rinnova o non rinnova è un discorso che comunque troverà uno sbocco positivo, perché se non rinnovi guadagni di più perché vai via per molto meno, se rinnovi vengono rispettate le tue condizioni. È brutto pure parlare di questo durante il campionato. Io non credo a un giocatore che smetta di giocare bene, perché queste lotte fra procuratore e presidente sono all'ordine del giorno in tutte le società, in tutti i momenti dell'anno, però perché i procuratori bussano tutto l'anno alle porte del presidente. Non riesce ad amalgamarsi come lo scorso anno e quindi la squadra fa fatica a, insomma, a giocare per lui, no? Come eravamo abituati un pochino a vedere. La squadra, e quindi non riesce in questo caso può influire, insomma, sulle sue scelte. Dobbiamo fugare un piccolo dubbio social che siamo visto un po' di domande. Su Twitter era diventato virale il video in occasione del rigore concesso al Napoli e poi negato dal VAR di un tocco di mano del difensore del Braga. Come giustamente però abbiamo ricostruito, Angelo, cosa è successo in quel momento? È successo che evidentemente l'arbitro ha chiamato il fallo in attacco e quindi a quel punto l'azione il tocco di mano è posteriore, quindi non viene considerato assolutamente nell'azione di gioco. Questa è l'interpretazione che abbiamo dato, che sembra anche la più verosimile, perché se non hanno dato un rigore così solare per quel tocco di mano, è evidente che il gioco è stato considerato fermo. L'azione si è fermata lì, o è rigore per noi, esatto, o è fallo in attacco. Quindi qualunque cosa succede dopo ovviamente non può essere segnalato. Siamo veramente quasi per chiudere, vorrei proiettarmi adesso con voi però alla gara di Bologna-Napoli. Si gioca domenica alle 18, ricordiamolo, edizione speciale di la Domenica Azzurra, edizione Fusion, ci saremo anche noi di Sedici Napoli, parte della squadra di Sedici Napoli, domenica dopo la gara, quindi, che si gioca alle 18, dalle 20 saremo tutti qua, ci stringiamo, saremo tantissimi per commentare una gara molto importante. Bologna avversario tosto, perché il Bologna è una squadra che gioca molto bene, c'è quel Thiago Motta che era un allenatore che il Napoli ha preso in considerazione, che è stato anche proposto dagli agenti Canovi, è stato spesso spinto verso Napoli, poi alla fine è rimasto a Bologna. Faccio due domande: vi sarebbe piaciuto? E qual è l'insidia maggiore verso Bologna? Maurizio, mi sarebbe piaciuto chi scusa, mi è sfuggito. Come allenatore, intendi? Non, per rispetto al Napoli, praticamente non voglio parlare di un altro allenatore. Diciamo in senso certo, comunque, in senso assoluto, sì, non mi dispiace praticamente. Il Bologna sarà una partita difficile come le sono tutte. La prima insidia del Napoli è solo il Napoli, quindi io mi auguro che oggi, nonostante tutte le lacune evidenziate, si sia fatto un passettino in avanti. E mi auguro quindi che a Bologna ce ne sarà ancora un altro più importante. In campionato dobbiamo andare a vincere a Bologna.
non ci sta alternativa, basta. Quindi io voglio che domenica sera saremo qui a commentare una vittoria, a discutere di quanto è stata larga, delle occasioni, dell'arbitro, eccetera, eccetera. Null'altro, perché questo è quello che il Napoli è giusto che merita praticamente. Che deve meritarsi. Sì, Thiago Motta tra l'altro c'ha uno strano percorso, lo ricorderete tutti quanti. È rinato proprio a Napoli. È rinato a Napoli, stava per essere cacciato allo Spezia. E da lì poi ha cominciato la sua fulgida carriera, evidentemente. In questo momento sembra proiettato verso un buon futuro. È comunque un allenatore che sa il fatto suo, sa mettere bene le squadre in campo. Quindi il Bologna sta facendo un buon lavoro insieme a lui. E andare a giocare lì è sempre difficile. Quindi io direi che un po' si ripete la stessa situazione di stasera. Cioè sarà importante uscire da Bologna con i tre punti, perché a questo punto la classifica langue e quindi bisogna cominciare a macinare punti. Esatto. Poi pian piano troveremo anche il gioco, si spera, ma domenica a Bologna bisogna uscire dall'ara con i tre punti. Ti piace Thiago Motta, Eugenia? Allora sì, mi piace Thiago Motta e l'insidia secondo me più grande che ci può stare domenica è sicuramente il Napoli, cioè nel senso che se il Napoli continua su quello che poi è riuscito a costruire per un po', insomma, stasera riesce... Scusa? Te l'ho detto io. Ah, ok. Riesce a fare il risultato. Ovviamente bisogna un attimo capire in che direzione si andrà. Quindi la partita, come dicevo prima, questa potrebbe essere una partita importante, molto importante. Se avevi qualcosa da leggere, perché altrimenti io vorrei... Preparati un attimo qualche ultima domanda. Sì, c'è una domanda, sì. Poi andiamo un po' sui ballottaggi che saranno... dopo il Genoa, Garcia ha fatto appello, no, alla Champions, alla stanchezza mentale che ti porta una pressione verso la Champions. Adesso c'è una partita giocata, però, quindi anche nelle gambe ci saranno delle tossine. Fareste dei cambi e dove andreste a intervenire? Nei soliti ballottaggi, quindi Mario Rui Oliveira, in attacco Politano, Lindstrom, che non abbiamo visto questo, adesso. Sì, ma noi abbiamo una panchina importante. Dove intervenire? Sì, assolutamente. Abbiamo anche giocatori che abbiamo voglia di vedere giocare, quindi fortunatamente. Anzi, dammi l'11 del Napoli a Bologna, poi me lo da Angelo e poi Eugenio. Vai. Rispetto a questa formazione, Mario Rui al posto di Oliveira e Lindstrom al posto di Politano. E se Rachmani non ce la fa indietro? Jesus e Østergaard, io non di nata non posso esprimermi fin quando non lo vedo. Stasera questi 5 minuti abbiamo contato, se ho visto bene, 3 rimesse, ha preso 3 palloni che ha rispedito però sui piedi dei giocatori avversari, ma allontanato dall'area. È un recupero in area di rigore che mi ha fatto gelare, però è stato fatto bene poi alla fine. Quindi è un brasiliano che ti fa gelare, fa salire, però aspettiamo un attimino, almeno l'abbiamo visto, questo già è tanto praticamente. A Bologna se giocasse sarei contento, però oramai se lo diciamo pare che poi porta sfortuna e non lo vediamo più giocare, quindi auguriamoci che... auguriamoci niente e poi magari ce lo diciamo. L'11 per Bologna, Angelo? Ma io credo che lo metterà in campo Nathan, insomma. È arrivato il momento che entri in campo e faccia vedere quello che sa fare, perché non si può accontentare di 2 minuti di qualche intervento per spazzare l'aria, no, non va bene. Quindi Meret, Di Lorenzo, Nathan. Nathan è, a questo punto, visto che Rachmani probabilmente fuori, non ce la fa, ci metterei vicino Ostica di centrodestra. Sì, centrodestra. Mario Rui, Oliveira. Mario Rui posto Oliveira, Di Lorenzo è intoccabile, è l'unica certezza in questo momento. Io anche sai gli farei fare 2-3 partite in panchina, partendo dalla panchina, perché deve capire che in questo momento è totalmente down, quindi al posto di Anguissa non lo so, metterei Caius. Ma sì, un Caius se il problema che ha accusato stasera non è così grave da potergli consentire di andare in campo domenica, o altrimenti anche una formazione più spregiudicata, mettendo Elmas come trequartista, diciamo. Io dico la mia, secondo me non tocca nessuno a centrocampo, in attacco giocano gli stessi e in difesa giocano sì, Di Lorenzo, Juan Jesus, Østergaard e Mario Rui. Questa è la mia sensazione. Eugenia? Sì, no, sono d'accordo con te. Lo vedo molto conservatore. Mario Rui, sì, al posto di Oliveira, sì. Vediamo, staremo a vedere cosa succederà a Bologna. Ultimo passaggio su Quara. Gaetano ha imparato, poi vedi, dal vivo...
il calcio è un'altra cosa, questo è vero, perché poi la percezione che hai dal campo, della condizione, dello spirito di un calciatore, non ce l'hai in TV, perché ti perdi tanti momenti, no? Quindi sono contento delle parole di Gaetano, perché vuol dire che il ragazzo comunque è in palla, fisicamente l'ha visto bene, che ci ha provato. Cosa sta accadendo nella testa di Kvara? Io credo che poi sia più una questione mentale, si deve un po' liberare, no? Da questo gol che non arriva da troppo tempo. Si libererà. Quello appena, non ho dubbi. Appena la squadra comincia a trovare l'amalgama, quella sintonia che aveva tipo l'anno scorso, per, concedetemi di ritornare al passato, che è l'unica certezza che possiamo visionare, tornerà anche Kvara, che ha solo voglia di ben figurare e di giocare. Kvara quest'anno non è distratto da niente. A lui è stato dato un compito: devi giocare bene e basta, non c'entrano i contratti, non c'entrano niente, no, perché alla fine dell'anno farà quel che vorrà, poi alla fine, ma però sì, è necessario che ragazzi confermi il suo valore. No, parlo di ipotesi di rinnovo, sono sirene inutili, cioè è un ragazzo così giovane che dopo un'annata straordinaria, se vuole una carriera rosea, ha bisogno di confermarsi subito con un anno importante, è l'unico suo interesse. Io sono d'accordo. Io credo che in molti abbiano sottovalutato un colpo che lui ha preso quest'estate in ritiro, in un amichevole, credo forse la prima amichevole, ne ha parlato Spalletti, questo è un lapsus clamoroso legato al passato, ne ha parlato Garcia, e credo che quel colpo abbia influito molto sulla sua condizione. Io lo vedo molto brillante come sempre nel primo passo, nel lungo, anche stasera un paio di situazioni era andato via, però l'hanno ripreso. Forse è solo quello che manca in questo momento al ragazzo, e sulle qualità del ragazzo non ci voglio nemmeno entrare in una discussione, certo, che coinvolge le qualità di Kvara, perché le abbiamo viste tutte per un campionato intero. Mi sembra folle che il ragazzo poi da un giorno all'altro dimentichi come si gioca. Io ritorno a quello che ho detto prima: Kvara ha bisogno dell'appoggio e dei movimenti giusti dei compagni. Kvara non può fare tutto da solo, altrimenti staremmo parlando di un fuoriclasse assoluto, che in questo momento non è. È un calciatore che 75 dribbling o 5 dribbling, magari uno gli riesce, salta l'uomo e gli va anche bene, però nelle altre 4 volte sbatte contro l'avversario, quindi ha bisogno della possibilità di poter appoggiare la palla, triangolare e entrare in aria. Quello è il vero Kvara, è il calciatore che ha l'appoggio, che entra in aria e fa la differenza. Se poi deve fare tutto lui e deve fare la superiorità numerica da solo, questo non ce la può fare, dobbiamo capirla questa cosa qui. Insomma, l'aiuto lo deve avere assolutamente, non c'è tutto, sono d'accordo. Non è la Vizzi pazzo che stava in campo, che lì dove andava si inventava una cosa. Lui ha una posizione in campo, ha bisogno di qualche meccanismo, sono d'accordo su questo. A parte il problema fisico, io credo sia più un problema di adattamento ai nuovi schemi, tra virgolette, del nuovo allenatore. Quindi questo. Sì, quindi è un attimo, insomma, ingolfato da questo punto di vista, e quindi bisogna soltanto dargli un pochino di tempo. Anche perché, ecco, la comunicazione con Osimhen quest'anno fa più fatica rispetto allo scorso anno, che era, insomma, la coppia vincente. Ha parlato anche con Jesus, se ce lo recuperi, c'è un passaggio molto importante, poi lo leggiamo tutto, però con Jesus fa un po' da scudo ai suoi compagni, dice: criticate me ma lasciate stare i miei compagni. In un momento così delicato, poi avere dei calciatori come Juan Jesus, che è vero, sono un po' in difficoltà, ma Juan Jesus le sta giocando tutte, ragazzi. Io penso che non fosse nei piani che Juan Jesus diventasse l'insostituibile di questo Napoli. Però avere dei riferimenti sul piano proprio dello spogliatoio, sul piano della leadership, quanto è importante in questo momento? È fondamentale, assolutamente. E tutti devono dare il proprio contributo. Perciò io dicevo, sugli errori dei singoli non mi applicherei più di tanto, per quanto sono determinanti poi nei risultati, però l'errore è un qualcosa che può succedere. Il problema è la prestazione sottotono di una squadra, la mancanza di dialogo, eccetera eccetera, quelli sono i problemi seri. Poi che un giocatore la lisci, commetta un errore, faccia una papera, è un qualcosa che purtroppo appartiene al calcio, è fatalità e ce la dobbiamo tenere. Altra cosa se invece se in 90 minuti abbiamo una prestazione inguardabile di un giocatore singolo o di un reparto o di una squadra intera. Quindi loro si difendono dalle critiche, ma noi dobbiamo essere docili, ma mai metterci le fette di salame sugli occhi, cioè, perché poi non aiuterebbe nemmeno questo, una positività estrema fasulla. Però non bisogna mai gettare le croci, perché poi alla fine quelle non, non,
non sono costruttive e produttive a niente. Abbiamo le parole di Jesus che tocca due punti fondamentali. Il primo dice: la squadra c'è sempre stata, le aspettative sono sempre alte visto lo scorso anno, e questo è il primo. Il secondo dice: ora siamo una squadra in costruzione col nuovo mister, quindi abbiamo dimostrato grande compattezza. Il gol ci ha quasi tagliato le gambe, poi abbiamo segnato anche noi. Nel primo tempo abbiamo avuto 3-4 palle gol, dovevamo segnare, avremmo potuto riposare con la palla, farla girare, invece abbiamo sofferto. Questo è un passaggio importante. Sono due passaggi importanti, sì. Voglio girare questa domanda invece che ci arriva da Facebook, da Luca, per Angelo. Angelo, la società, ci scrive il nostro amico che ci segue su Facebook, dov'è in tutto questo? Cosa pensa di questo avvio di stagione? Tu pensi che la società stia facendo un passo indietro, o stia, secondo me, lasciando Garcia, forse anche l'autonomia a Garcia di sentirsi padrone, no, di questo Napoli? No, ma la società, quando parliamo di società chiaramente stiamo parlando del presidente, perché poi è tutto molto apicale rispetto a questa figura. Il direttore sportivo l'abbiamo sentito sì e no alla presentazione, e quindi se parliamo di società parliamo di presidente. Il presidente, abbiamo detto prima, che non twitta, non commenta le partite del Napoli né in senso negativo né in senso positivo. L'unica espressione del presidente che abbiamo visto in questo lasso di tempo è attraverso l'ufficio stampa, con una qualche brutta parolaccia, qualche mancanza di qualche caduta di stile, però là ci fa capire come in questo momento la società sia più che altro impegnata sul mercato, cioè sul mercato, sulla questione contrattuale. Il mercato è finito, la questione contrattuale dei calciatori chiave, e quindi probabilmente si sta lavorando in quel senso lì. Quando saranno poi smussate tutte queste spigolosità, probabilmente la società e il presidente nella fattispecie tornerà a interessarsi anche delle prestazioni e a commentarle. Prestazioni che noi commenteremo sempre su 8 Channel. Siamo in chiusura, ma ricordatevi, quando finisce la partita del Napoli su 8 Channel trovate sempre qualcosa di bello da vedere. Se dici Napoli, la Domenica Azzurra, siamo una grande famiglia, quindi collegatevi su 16 al fischio finale di tutte le gare del Napoli. Noi abbiamo appuntamento domenica per Bologna-Napoli alle 20. Per quanto riguarda 16 Napoli speciale Champions, torneremo ragazzi in una notte di gala il 3 ottobre per Napoli-Real Madrid, una notte, un abito scuro, perché arrivano i Galacticos, e sarà una bella gara da vivere, da raccontare, da commentare, come sempre con la grande interazione. Io devo chiudere, e ringrazio come sempre la parte tecnica, in regia Orlando Materazzo, le grafiche di Peppe Andrita, il nostro Roberto alle camere, e dobbiamo veramente, questa volta Maurizio mi salva, ringraziare il nostro Andrea Materazzo Cena, fotografo famosissimo che tutti conoscete, per il nostro fondale. Le foto sono sue, raccontano un po' la cavalcata del Napoli scudetto lo scorso anno. Sullo sfondo c'è chiaramente Diego Maradona che ci protegge e veglia dall'alto. Noi salutiamo Maurizio Zaccone. Buonasera a tutti voi, ci vediamo domenica. Angelo Forgione. Ciao a tutti, forza Napoli sempre. Eugenia. Buonanotte a tutti, forza Napoli. Allora, se dovete scrivere a Eugenia su WhatsApp, massimo entro le 2 di notte al numero, perché poi va a dormire e non risponde più, che domani mattina va al lavoro. Anche noi andiamo al lavoro, tutti al lavoro. Buonanotte, ci vediamo domenica con lo speciale Domenica Azzurra.